Amici sportivi appassionati del calcio dilettanti, benvenuti al Capo Casale di Bari, dove vi racconteremo in presa diretta il derby barese tra Liberty Bari e Warriors Calcio. Vado subito a comunicare quelle che sono le formazioni. Liberty in campo con Papapicco, Matarese, Sassanelli, Leccese, Marino, Cassano, Gravina, Vermicocca, Sifanno, La Vopa e Amoruso. A disposizione di mister Sciacovelli, la Vermicocca Michele, Manfredi, Pistone, Badascili, Urbano, De Santis, Bellomo, Leone e Grassi. Risponde ai Warriors con Ianni, Bitetto, De Benedictis, Pace, Goli, De Mola, Di Natale, Sandru, Arruda, De Jacopo, Pellegrini. A disposizione di mister Pappagallo, Milella, Vitale, Fusco, Tota, Lo Russo e Frasca. A dirigere l'incontro sarà il signor Luca Nobelli della sezione di Bari. Un derby, quello di terza categoria, quando siamo alla 18ª giornata. Due squadre in qualche modo diverse tra di loro, ovviamente, ma comunque in ognuno di loro c'è la storia praticamente. Nei Warriors, che da qualche anno hanno iniziato questo cammino della FIGC, invece Liberty, una maglia storica per quanto riguarda la città di Bari. Ripresa, si parte subito. Maglia rossa per quanto riguarda i Warriors, c'è maglia bianca con pantaloncini azzurri, colori sociali praticamente rispettati dalle due squadre. Fallo laterale, mette fuori la difesa. Warriors che provano in qualche modo, la triangolazione è fermata, non abbiamo una visibilità perfetta dalla nostra postazione, siamo troppo lontani dal... Siamo lontani appunto dal campo. Calcio di punizione per i Warriors. Goli sul punto di battuta, direttamente in porta, sfiora la traversa. Anzi, è stato proprio De Jacopo calciare bene questa punizione. De Jacopo, che è un po' l'ideatore dei Warriors, il presidente anche della squadra. Warriors che vanno in avanti, Papapicco fa sua la sfera. Pinge via il calcio di punizione adesso dei Warriors. Facciamo veramente fatica a vedere anche il numero delle maglie. Battuto lungo il pallone, riesce in qualche modo a recuperare il Liberty. Prova ad uscire, palla al piede con La Vopa. Pallone in avanti, fa buona guardia a Pace. Recupero il pallone da parte dei Warriors, che partono dalla propria difesa. Pallone per Goli.
laterale battuto velocemente da Liberty, poi a liberare l'intervento da parte di Di Natale, che mette in laterale. Buona la temperatura, anche se da un po' scendendo un po' di umidità, anche in virtù forse delle giornate calde che stiamo vivendo durante la mattinata. Intanto la Vopa si sta occupando del calcio d'angolo. A giro il calcio d'angolo, prova in qualche modo ad impattare, protesta il Liberty, tutto regolare per il direttore di gara, poi un tiro non perfetto che però va dalla Vopa, un uomo su di lui, la Vopa prova a saltare l'avversario, non ci riesce perché Goli, anzi Goli sì, la mette fuori. Sassanelli, il fallo di Sassanelli, la stizzata, mette fuori la difesa dei Warriors, e poi Leccese non si fida a toccare il pallone in laterale permettendo ai suoi di riprendere posizione. Laterale battuto, posizione matarese, la mette in avanti, sì. Pallone che è un buon cross, poi però Papa Picco urla e fa sua la sfera. Rinvio da parte del portiere delle Liberty. Contatto, tutto regolare secondo il direttore di gara. Poi il pallone ancora lì, arriva dalla Vopa, posizione di ala destra, la Vopa, grande gioco di piedi da parte del 10, poi va giù, gli tocca il viso, l'arbitro tutto regolare. Intanto però il pallone è stato messo fuori da Warriors per permettere appunto di andare a vedere un po' quello che è successo. Si può ripartire però, laterale battuto, da Cassano che restituisce il pallone, la mette in campo Gianni, portiere e capitano dei Warriors, lungo il pallone che lì al centrocampo riesce in qualche modo ad andare per via sinistra, poi interviene la difesa dei Warriors, la triangolazione, ha recuperato il pallone lontanissimo però dalla nostra postazione. Rinvio lunghissimo, pallone che sta per arrivare alla Vopa, però è Goli che interviene, la mette fuori, prova a partire a Ruda, arriva prima però il portiere del Liberty che la mette giù, la ripartenza è per Cassano, apre completamente a sinistra dove c'è Sassanelli, poi la triangolazione, attenzione c'è un varco lì, prova ad andare lì, spazza via ancora, pallone che torna tra i piedi del Liberty a toccare la Vopa, il cross di la Vopa, c'è un varco lì, poi in qualche modo riesce ad arrivarci Vanni, ma l'arbitro ha fermato il gioco per concedere un calcio di punizione. Quando siamo al nono minuto del primo tempo, risultato 0-0.
riesce a salvare sul laterale, poi c'è un brutto fallo qui. L'arbitro va ad ammonire verbalmente. De Benedictis ha commesso il fallo, solo però munizione verbale per il 5. The Warriors. Liberty che aspetta di ritornare nella propria casa, nel quartiere Japija. L'invio da parte del calcio di punizione battuto, c'è la persona giù, si tratta di Gravina. Pallone restituito. L'invio da parte di Gianni. Supera il centrocampo. Laterale per Warriors. Lo stop, poi riesce in qualche modo ad uscire, poi ancora il cross, fermato però in posizione di offside. Rinvio lungo, riesce in qualche modo a toccare Goli, però il pallone tocca, toccato con un braccio. Calcio di punizione per il Liberty. Fischia l'arbitro per via centrale, facile la presa di Gianni che chiama il pallone e la fa sua. Laterale per il per i Warriors. Mette fuori contatto, tutto regolare, si riparte dalla centrocampo, un errore da parte di Pace, uno dei pochi di questa gara. Gianni con i piedi, non perfetto però, pallone oltre la linea del fallo. Laterale, partita giocata d'anticipo, venerdì delle Palme, che dimostra il sacrificio da parte degli atleti in campo. Un calcio, quello dilettante, che ha bisogno sempre più di stimoli e di rispetto soprattutto. Il cross in questo momento, il tiro da parte, poi ancora la ribattuta, non è finita, il pallone là, miracolo prima di Gianni, poi della difesa dei Warriors, incredibile. Al tredicesimo Liberty ci ha provato in qualche modo. Ancora pallone in avanti, non preciso l'intervento da parte della difesa dei Warriors, poi il tiro finisce fuori. Buon intervento da parte del portiere, ma ci sta provando il Liberty con passante, un passaggio perfetto, arrivato da centrocampo però. Parte del numero 6 Cassano,
poco la complicità però del buco difensivo, ma un grande Gianni ha parato. E ha parato bene. Adesso ci prova Warriors in contropiede. Il cross al centro di Jacopo, prova a stoppare, poi si gira per la rovesciata, il pallone è murato. L'ultimo tocco ancora lì, la triangolazione. E poi si ferma per fallo, ovviamente la partita è molto sentita anche in virtù della possibilità di accedere ai playoff. C'è stata un'ammonizione. Per i Warriors credo si tratti di Bitetto. Si può battere adesso il calcio di punizione. Triangolazione, poi pallone filtrante al centro. Il passaggio non ci arriva, però Gravina si arrabbia un po', il 7 con se stesso ovviamente. Poi ci prova la triangolazione con gole, l'anticipo da parte di Sasanelli, ferma tutto il direttore di gara. Numeri invertiti per quanto riguarda il Liberty, con il 3 che gioca a destra e il 2 che gioca a sinistra. Calcio di punizione, sulla battuta c'è Gianni, ha preso in pieno l'arbitro. Recupero del pallone, Goli, da parte di Goli, parte Arruda, viene però fermato in fuorigioco. Sasanelli, uscito secondo il direttore di gara il pallone. Laterale battuto di Jacopo, va a proteggere il pallone, Arruda in qualche modo ci arriva, è attento però Leccese. Mette il pallone in laterale, la battuta c'è, Goli. Recupera palla il Liberty. Con la Vopa, che poi sbaglia però il passaggio, viene recuperato da Sandru. Pallone al centro, arriva il tiro! Palla fuori di poco, occasione Warriors. Laterale battuto per il Liberty, Cassano cambia tutto a cercare la Vopa, arriva a Goli con un fallo, richiamato anche lui dall'arbitro che ferma tutto però.
Gravina, la Vopa recupera il pallone, poi va con il tiro sinistro con un contatto con Goli, che rimane giù il numero 11 dei Warriors, però in barba alla categoria. La Vopa ha dato un tiro di sinistro a taglio, che merita gran rispetto. Restituito il pallone, Cogliani che si accinge alla rimessa, recuperato però dal Liberty, non perfetto questo rinvio. Sbilenco finisce dall'altra parte in laterale, già battuto, già recuperato per un attimo, poi c'è Pellegrini che prova in qualche modo a gestire il pallone, finisce ancora oltre la linea del fallo con le mani, la battuta del Liberty. Gioco ancora spezzettato. Calcio di punizione. L'arbitro dà un'occhiata un po' a quello che succede in area, si va a posizionare bene, fischia il direttore di gara, pallone sul primo palo dove attento Gianni, la rimette subito in campo Gianni, il passaggio dall'altra parte, un campo abbastanza grande per la categoria. Triangolazione con un Liberty che parte dalle retrovie, poi il tocco a liberare a sinistra, pallone fermato in laterale, arriva direttamente il tiro, accompagna Gianni, pallone arriva però un soffio fuori. Calcio di rigore, ammonizione anche, fallo con calcio di punizione, la Vopa sul pallone, la Vopa contro Gianni. Siamo al minuto 23. Si aspetta il fischio dell'arbitro, calcia la Vopa, 1-0 Liberty. Ventitresimo minuto, Liberty in vantaggio. Un tocco in area, il calcio di rigore trasformato dal Liberty che passa in vantaggio. C'è tanto ancora da giocare ovviamente. Goli prova a saltare un paio di avversario, si deve fermare però con Sassanelli che mette pallone là, attenzione in area, la finta, poi prova a girarsi in qualche modo, la Vopa ci arriva, ha provato prima Moruso, poi la Vopa tiene ancora il pallone,
la va a giocare sulla bandierina, poi passa la Vopa, mette il pallone lì al centro, Cassano prova a calciare, la mettono fuori, De Jacopo è pronto alla triangolazione, Arruda, De Jacopo tocca bene l'ultimo passaggio, De Jacopo, poi Sbilenco il tiro di De Mola. Laterale già battuto. Tocca De Benedictis, poi il pallone arriva a Pace. Va subito al cross Pace, interviene però la difesa del Liberty. Recupera palla Pellegrini, De Jacopo prova a gestire, De Jacopo alza un po' troppo la gamba, secondo il direttore di gara, signor Nobelli della sezione di Bari, che concede il calcio di punizione al Liberty. Lunghissimo il calcio di punizione, l'anticipo. Laterale. Appoggio di La Vopa, cercare Amoruso. Ruba palla Pace. Il rinvio in avanti, cercare De Jacopo da parte di Goli. Prova ancora il Liberty con un cross ribattuto, credo si tratti di La Vermicocca. Provato in qualche modo, scendono i difensori del Liberty, posizionarsi a trenino, arriva la battuta del calcio d'angolo e arriva anche il gol da parte di Gravina, che impatta bene di testa, 2-0 Liberty. Calcio d'angolo, abbiamo visto la posizione degli attaccanti, dei difensori che sono arrivati a posizionarsi a trenino, poi sbucata la testa di Gravina. Benedetto Gravina, classe 97, che ha raddoppiato, portato su 2-0 il risultato per il Liberty. La Vopa ruba palla La Vermicocca, che si ferma perché toccato, poi De Jacopo prova il numero, De Jacopo pallone alzato a campanile, poi Goli si mette in proprio l'11. Al recupero, attenzione, ancora Liberty, ancora La Vopa che prova ad andare da solo. La Vopa col sinistro, aveva più di una soluzione in questo caso, il 10 del Liberty, provato il colpo a giro, pallone però alto sulla traversa. De Jacopo, la stizza di Jacopo, ci arriva Leccesa, la mette fuori, va a tenere il pallone in campo il Liberty, ci riesce, poi La Vopa gira il pallone dall'altra parte, cambiato completamente il gioco,
nessuno però ha accompagnato l'azione del 10 laterale, battuto pallone messo in laterale, già battuto per i Warriors di Jacopo. Recuperato il pallone dal Liberty. La Vopa. Rischia un po' in difesa adesso. Non riesce a recuperare il pallone di Natale. Prova a girarsi, va al tiro! La grande parata del portiere. Tiro di Sandru. Calcio d'angolo Warriors. Arriva il calcio d'angolo. Pallone attraversa tutta l'area. L'ultimo tocco è stato proprio del Liberty. Quindi ancora calcio d'angolo, ancora dall'altra parte. Liberty che sta provando, anzi Warriors che sta provando a cercare il gol del 2-1. Tutto il laterale prova in qualche modo, ci arriva Gravina, tiene il pallone nel rettangolo verde, anticipato però dalla difesa dei Warriors, che prova in qualche modo subito ad andare con il cross che finisce direttamente sul fondo. Partita che vi stiamo trasmettendo. Campo Capo Casale a due passi dalle spiagge del quartiere San Girolamo. L'anticipo, recupero da parte di Cassano, per qualche modo Golic arriva, Arruda, fermato in maniera irregolare. Discute sulla posizione del punto di battuta. Arriva il fischio dell'arbitro De Jacopo a calciare. Posizione irregolare. Segnalato dal direttore di gara, quindi calcio di punizione per il Liberty. Quando è scoccato da 3 minuti la mezz'ora, mancano 12 più eventuale recupero al fine del primo tempo. Anticipo da parte della difesa dei Warriors. Goli prova ad andare da solo, viene fermato però. Pallone che arriva a destra, gestito da Amoruso. C'è la triangolazione, la Vopa arriva a destra, chiede e ottiene il pallone. Toccato dal
con un contrasto, tutto regolare per l'arbitro, si può proseguire, non è d'accordo la Vopa che va un po' a protestare. E poi qui il fallo da parte di Sandro. Forse si trattava di Pellegrini. Calcio di punizione per il Liberty. Pallone telefonato, arriva lì, ci arriva in qualche modo la difesa. Ianni fa solo la sfera al rinvio. Il fuorigioco di rientro dal direttore di gara. La Vopa, mette giù la Vopa, il passaggio arriva, una serie di finte e poi il cross centrale da parte di Gravina, arriva l'intervento da parte di De Benedictis che mette il pallone fuori. Calcio all'angolo battuto da parte di La Vopa, ancora lì riesce in qualche modo ad arrivare Warriors, poi la spazza via con De Jacopo che prova a toccare, a cercare goli, spazza il portiere Papapicco, Arruda, serie di finte da parte di Arruda. Riesce De Jacopo in qualche modo, il tiro da parte di De Jacopo, pallone parato da Papapicco. De Jacopo si lamenta, chiede calcio di punizione, è d'accordo il direttore di gara. De Jacopo sul pallone, siamo lontani dalla porta, qualche metro più in là del centrocampo. Studia un po' il capitano della squadra, il cross centrale, fa buona guardia alla difesa che la mette fuori in qualche modo. La Vermicocca, cercare Gravina, Gravina esce Ianni. Uscita che ricorda Yashin Kamikaze della Russa di qualche decennio fa. Calcio d'angolo battuto. Riesce a mettere fuori Bitetto che si lamenta, il 2 del Warriors. Per un contatto. Partita corretta fino a questo momento.
Calcio d'angolo. Si può battere, dice il direttore di gara. Contatto. Tutto regolare questa volta per il direttore di gara. Recupera palla però. Centrocampo Cassano. Prova il tiro. A sorpresa. Pallone finisce fuori. Goli, poi pace. Anticipo e di Sassanelli. Apertura di Lavermicocca e poi la triangolazione. Amoruso che la tocca a sinistra, si allunga un po' troppo il pallone, poi svirgola la difesa. E Warriors, pericolo, però riesce in qualche modo a recuperare. Goli che va a prendere un duello con la Vopa. Calcio di punizione. Ripetizione di pace. Riesce a recuperare Warriors. Parte Cassano dal centrocampo, prova a superare un paio di avversari, poi il pallone li ribatte con un po' di fortuna. Fortuna che si ferma quando commette fallo, viene ammonito dal direttore di gara. Con questa vittoria il Liberty si andrebbe, finisse così il risultato ovviamente, andrebbe a posizionare in piena zona playoff. La Vopa, passaggio a Amoruso, provato il cross basso Amoruso, poi il recupero da parte del Liberty. La Vopa che va a prendersi il pallone a metà campo, poi l'appoggio e la triangolazione, cercare Sassanelli, la mette al centro Sassanelli, ottima l'idea del 3 del Liberty, non trova però lo zampino giusto, attacco del Liberty. Laterale Warriors. Contatto tutto regolare secondo il direttore di gara. Pallone in avanti, l'anticipo è da parte di Pace che, attenzione, gli complica un po' la vita. Gianni riesce in qualche modo a recuperare. Pallone perde Benedictis. Goli prova ad andare. La Vopa. Cassano, pallone indietro, viene restituito, la Vopa riesce in qualche modo a farlo suo, porta a spasso e poi si guadagna un fallo laterale battuto dal 10 stesso che va da Sassanelli. Papa Picco
spazza via Papa Picco. Pallone recuperato da Sandru. Qualche secondo al 45esimo del primo tempo. Primo tempo non bellissimo a dire il vero. Anche se si... ci hanno regalato qualche azione importante, ovviamente. Anche i due gol adesso. Indicazione del direttore di gara che purtroppo siamo riusciti a vedere. Sembrava due minuti. Calcio di punizione, battuto. Pallone in qualche modo arriva a Pellegrini. Controfallo. Quindi laterale che passa ai Warriors, anche se Liberty si lamenta del fatto di non aver battuto il fallo. Pallone è lì, prova a recuperare in qualche modo Warriors, spazza via la difesa del Liberty. E un pallone a giro. La Vupa la stoppa. Prova servire Sassanelli, pallone finisce fuori. Adesso l'arbitro va ad ammonire verbalmente Sassanelli, reo di aver tenuto qualche secondo in più il pallone su questo laterale. Quel pallone da parte di La Vopa. Ci ho provato a sorprendere la difesa Gravina. Il tocco da parte di De Jacopo. E poi il tiro facile, la presa da parte di Papa Picco. Avevamo visto bene, nonostante la distanza, due minuti di recupero che finiscono proprio in questo momento. Primo tempo che finisce 2-0 per il Liberty, in virtù del gol segnato al 23esimo da La Vopa. Tre minuti più tardi, ci ha pensato su colpo di testa, su calcio d'angolo, Gravina. Noi ci fermiamo per qualche comunicato commerciale, poi torneremo qui a raccontarvi la seconda parte della gara.
Rientriamo in telecronaca dal capocasale di Bari, dove stiamo trasmettendo questa partita tra Liberty Bari e Warriors Bari, il derby della terza categoria. 2-0 il parziale del primo tempo. Liberty in maglia bianca, pantaloncini azzurri. Warriors maglia rossa con pantaloncini bianchi. Colori sociali delle due squadre sono queste. Abbiamo detto in presentazione di gara, Liberty una storica squadra per quanto riguarda la storia barese, ripreso il titolo in qualche modo e poi un campionato di terza categoria quest'anno che sta dando fino a questo momento buoni risultati, perché finisse così la gara Liberty andrebbe a giocare, sarebbe anzi in posizione di classifica, zona playoff per l'accesso alla seconda categoria. Calcio d'angolo, la Vopa. Tanto direttore di gara, signor Nobelli della sezione di Bari, fa rispettare un po' le regole lì al centro dell'area. Si può battere però la Vopa, tocco a Bitetto che prova a saltare l'avversario, va al tiro in porta, la grande parata di Gianni, si supera questa volta mettendo pallone in calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo, questa volta va direttamente e con la testa, ancora il gol da parte di Gravina che raddoppia il suo numero di gol, doppietta per Gravina, 3-0 il risultato. Di testa sul calcio d'angolo, proprio come è stato lo stesso Gravina segnare il gol del 2-0, quindi risultato parziale 3-0 per il Liberty. Prova Warriors e Jacopo a mette al centro, poi ci arriva Leccese a togliere le castagne dal fuoco, pallone in laterale. Secondo tempo in salita per quanto riguarda gli uomini di Mister Pappagallo. Pallone in aria questa volta, l'ultimo tocco proprio dei Warriors, quindi rimessa dal fondo per il Liberty con Papa Picco. La gioca corta, pallone poi spazzato dalla difesa, toccato da Amoruso, poi la triangolazione che non si chiude, recupero da parte di Arruda. Pallone cercare De Jacopo. Fermato dal direttore di gara in posizione di fuorigioco. La battuta è di Marino. Recuperate da Pellegrini. Otte fuori la difesa
Warriors. Matarrese. Serie di contatti, tutto regolare secondo l'arbitro. Pallone che arriva ancora a Gravina, questa volta non riesce a gestire il pallone. Allora iniziamo i cambi per i Warriors. Di capire, tratto con il numero 16 Tommaso Vitale, cambia anche nel Liberty. Doppio cambio, anzi, fuori con il numero 9 si fanno, entra con il numero 20 Grassi. Mettiamo da qua, è veramente difficile riuscire a capire. A darvi delle giuste informazioni, siamo in una impostazione non facilissima per raccontare la gara. Intanto prova ad andare De Jacopo, posizione di ala destra, di lui arriva Marino, mette pallone in laterale, la battuta va a Vitetto. De Mola, poi Vitetto. L'ultimo a toccare la maglia del Liberty, quindi c'è il calcio d'angolo. Sandro sul punto di battuta. C'è l'angolo battuto, poi De Jacopo di testa ci arriva anche il portiere Papa Picco, che fa solo la sfera, rimane giù qualche secondo. Vitetto. Pallone ancora al 2. Gravina. Riesce a recuperare però. Pallone Warriors. Il cross da parte di De Mola. Pallone che arriva a Papa Picco, ma è, c'è giù Di Natale, numero 14 dei Warriors. Pallonata al volto per Di Natale. Si alza il numero 14 dei Warriors, subito una pallonata in pieno volto, si può riprendere, dice l'arbitro. Calcio di punizione con Marino sul punto di battuta. Il
In testa ci arriva la difesa dei Warriors, recupera palla Liberty, fermato però ancora un calcio di punizione, cambia ancora le file del Warriors, pronto con il numero 20. Nicola Frasca. Attaccante Nicola Frasca. Dagli esordi nei Warriors. Uscito con il numero 14 di Natale. Rinvio da parte di Gianni. De Jacopo, questa volta è a sinistra. Laterale per Warriors. Ci arriva il tiro provato Pellegrini. Rinvio da parte del portiere del Liberty, Gravina. Frasca, tocca il suo primo pallone, indirizzato a Sandru. Recupera palla il Liberty, la Vopa chiede palla a sinistra, 4 contro 3. Attenzione alla Vopa, prova il tiro cross, sbaglia tutto però il 10 del Liberty. Tanto si abbassano le temperature nel quartiere Fesca San Girolamo di Bari. Sandru riesce a recuperare il pallone che però poi arriva sui piedi di La Vopa. Passaggio centrale, recupera Arruda che prova ad andare da solo. Non riesce ad agganciare De Jacopo. Bitetto. Apertura verso Frasca. Fermato, prova ad andare Gravina. Intervento da parte di Bitetto. Ancora Gravina però, tiene il pallone. Va giù. Poi parte De Mola, fermato, tiene ancora palla l'otto dei Warriors. Si trattava di Pellegrino, non De Mola. Il pallone finisce fuori, De Mola da questa parte. La Vopa solo dall'altra parte, lo accompagna Cassano. La Vopa però va da solo, ancora la Vopa, viene fermato dalla difesa dei Warriors che provano in qualche modo a recuperare metri importanti. Il cross da parte di De Jacopo direttamente al portiere quando siamo al 60° dell'incontro. Risultato
parziale di 3-0 per il Liberty. Rinvio da parte di Papapicco. Pallone filtrante, prova ad andare Amoruso. Gianni deve però mettere il pallone in gioco, lo fa Bitetto. Sforbiciata da parte di Bitetto, la mette pallone fuori, anzi si trattava di Mattarese. De Jacopo, appoggia De Mola, riesce a tenere bene il pallone in campo. De Mola, sostituzione ancora Liberty. Uscito dal campo Gravina, autore della doppietta. Doppia sostituzione anche per il Liberty, abbandonato il campo anche Mattarese. Tratta con il numero 13 Manfredi. È stato un fallo, è caduto perdendo l'appoggio, chiamano i sanitari. Tratta di Goli, si tocca il capo, Goli. Calcio di punizione per il Warriors. Frasca la stizza un po' con la testa. Pallone uscito, laterale per i Warriors. E qui l'arbitro chiama il controfallo. Il calcio di punizione, i Warriors che provano a cercare le conclusioni dalla lunga distanza. Pallone qui non impensierisce minimamente il portiere del Liberty, finisce direttamente sul fondo.
E intanto scende ancora l'umidità, quindi scendono ancora le temperature. Attacco da parte di Marino. Non è a servire Grassi. Riesce ad agganciare il pallone. Parte l'azione del Liberty. Laterale. Calcio di punizione, alla battuta c'è Papapicco. Partita che si è spenta un po' in questo dopo il 3-0. Arriva il cross al centro, Grassi con la testa, pallone finisce direttamente sul fondo. Lancio lungo, ci arriva la difesa dei Liberty e poi il fischio dell'arbitro di una gara, di un secondo tempo molto spezzettato, a dire la verità. Calcio di punizione Warriors, battuto, anticipo la difesa, prova in qualche modo, pallone che finisce in laterale, pallone lì De Jacopo, si gira, conclusione acrobatica, pallone finisce fuori quando siamo al 69esimo. Rimane giù De Jacopo. Si può rialzare. Rinvio da parte del portiere del Liberty. Papapicco. Il tacco. Parte di La Vopa, la Vermicocca. Pallone poi finisce fuori, laterale, Frasca. Poi De Jacopo, pallone che arriva a Sandru. Ferma tutto il direttore di gara. Palla 2, dato al Liberty, intervento della difesa con Tota,
è intervenuto quella triangolazione lì del Liberty che prova ad entrare in area in qualche modo. Il cross ribattuto va a finire in calcio d'angolo. Anzi no, il pallone è finito in l'ultimo a toccare la maglia del Liberty, quindi messa in campo il portiere. Poi Frasca prova in qualche modo a metterla al centro. Anticipo, Frasca va a lottare ancora. Mette fallo lui secondo il direttore di gara. Non è d'accordo il 20 dei Warriors. Rinvio, quella Popa che riesce in qualche modo a domesticare un pallone importante, si diverte il 10 con i piedi, poi va a protestare, ottiene un cartellino giallo. Cartellino giallo che bisognerebbe evitare visto il percorso che aspetta il Liberty le prossime partite. Tanto da premiare persone che stanno guardando la gara, a parte chi ci sta guardando alla diretta offerta da Streaming TV, c'è gente qui al campo che in qualche modo sfidando anche la temperatura che non è piacevolissima a dirla il vero. Laterale ancora per il Liberty. Pallone battuto con le mani, ancora toccato dal giocatore della Warriors, ancora con le mani. Ancora Liberty e poi il tiro che non impensierisce Ianni, fa salire i suoi Ianni. Via lunghissimo da parte di Ianni, ci arriva Frasca e poi De Jacopo messo giù. Calcio di punizione. Punto è buono, vediamo se in qualche modo De Jacopo riuscirà a trovare la traiettoria giusta. Stiamo alla barriera Papa Picco. Tutto è pronto per il calcio di punizione. Arriva il fischio dell'arbitro De Jacopo. Prova telefonata e poi il tiro. Pallone fermato in offside. Il giocatore dei Warriors ci ha provato con un calcio di punizione telefonato De Jacopo. Pallone finito sulla barriera. Recupera pallone ancora Warriors con Bitetto che va dal portiere Ianni.
serie di dribbling da parte del portiere con coraggio. Pronti altri cambi per quanto riguarda i Warriors, fuori Pace con il numero 6. Entra con il numero 15 Lo Russo. Attenzione all'azione del Liberty con Amoruso che prova ad entrare e poi la Vopa. Calcia alle stelle. Pellegrini prova a girarsi il 9. Poi il cross. Cercare Vitale. Sandro. L'apertura non è delle migliori. Recupera palla il Liberty. La Vopa, pallone sul sinistro. Prova ad andare come sempre la Vopa. Momento del tiro però viene anticipato. Uno l'intervento da parte di De Benedictis lì in copertura. Anzi, si tratta di Tota. Cambia ancora. Sta chiamando, l'arbitro lascia proseguire. Pallone lì in avanti, arriva il gol da parte di Arruda. Sul passaggio da parte di De Jacovo, accorcia Warriors 3-1 il risultato. Accorciato le distanze Warriors, buona azione di De Jacovo sulla fascia destra, poi il cross basso. Arruda ha trovato lo zampino per il gol. Intanto ancora a cambio nelle file del Liberty. Tratto con il numero 19 Leone. Parte Warriors. Sinistra, viene fermato, poi il cross in avanti per Grassi, arriva Gianni
trattiene il pallone, poi con i piedi in qualche modo la Vopa cerca la porta, pallone fermato, è messo in calcio d'angolo ancora da Tuta. Calcio all'angolo Liberty. Calcio all'angolo che è costato due gol ai Warriors. Spazza via la difesa senza fronzoli. Frasca prova ad uscire tra due avversari. Poi va a commettere fallo il 20. Ammonizione per il 20. Calcio di punizione, Marino cerca Grassi con la testa, poi la mette fuori in qualche modo, Gianni la fa sua, alza lunghissimo, arriva Manfredi con la testa, poi va ancora a caccia del pallone il 13. Frasca la recupera, sbaglia il passaggio, non ha l'appoggio sulla fascia destra e poi spazza via Bitetto. Ancora cambi Warriors, fuori De Mola con il numero 8. Entra Fusco con il numero 19. Siamo all'84esimo, mancano 6 minuti al termine di questo derby barese. Noi vi abbiamo raccontato, vi stiamo raccontando sulla pagina di Streaming TV. Sempre attento alla calcio nostrano, calcio pugliese, che va oltre la categoria. Adesso Gianni si mette in proprio, esce, passaggio, Frasca riesce in qualche modo far sua la sfera, poi la perde, recuperato dal Liberty, un Marino, passaggio al Leone. Ci arriva ancora il Liberty, dopo il 3-0 ha mollato un po', a dire la verità. Provando semplicemente a gestire il vantaggio, in questo momento i risultati stanno dando ragione alla panchina con De Gregorio e Sciacovelli. Spinta di Gianni, ci arriva ancora Marino, buona la sua gara. Stavolta ad uscire è Manfredi con la testa, contatto, rimasto giù. Amoruso. Tanto ha commesso fallo Marino. Direttore di gara. Yeah.
detto a chiare lettere: questa è l'ultima. Calcio di punizione De Jacopo, pallone che rimane là, la difesa riesce in qualche modo a tenerla del Liberty, poi con Leone, tutto pallone in campo, arriva il cross, lo stop di Frasca, era quasi un passaggio per Bitetto, la Vopa a lanciare Grassi, anticipato dalla difesa. Poi con Sandro che prova ad andare, fermato in un'azione molto confusa, poi arriva il tiro completamente sbagliato da parte del giocatore della Liberty, Bari. Pallone fuori. Lunghissimo il fallo battuto, contatto, lì fermato il gioco dal direttore di gara. Fischio dell'arbitro, calcio di punizione, Gianni ci arriva, subisce fallo. Deve riposizionare però e rimodulare il punto di battuta. Pallone ancora con Gianni che deve intervenire in una delle sue uscite, però lascia la porta libera, poi ci arriva e qui una grande parata da parte di Gianni. Riparte il Warriors. Parata che ricorda Valderrama, sempre tornando agli anni 90. Ci prova ancora Warriors, esterno da parte di De Jacopo. Pallone ancora là, prova il tiro dalla lunga distanza. Buona intenzione, non la mira. Tiro di Sandro, finisce alto sulla traversa quando siamo arrivati al 90esimo. Credo siano 2 minuti di recupero come nel primo tempo, solo a recuperare le sostituzioni perché arriva il cross ancora la terra di nessuno. Abbiamo detto, sono saltati un po' gli schemi anche nel Liberty, insomma sta in qualche modo gestendo il risultato. Il primo tempo ha regalato un buon calcio, a dire la verità. Pallone che è ancora lì, vi arriva il tiro di Leone. Controbattuta, poi ancora tiro e poi
fallo subito dai Warriors, quindi calcio di punizione. Dato via il primo minuto di recupero, la Vopa. E qui ancora ferma il gioco l'arbitro. La battuta c'è, Gianni. Lungo il lancio di Gianni, recuperato però da Liberty, che prova ad andare con Leone, appoggia la Vopa, poi Grassi, la triangolazione che non si chiude, la Vopa, dal cross vellutato con il sinistro, poi Frasca, De Jacopo prova ancora con grande sacrificio, arriva sul pallone, poi però non riesce a dare l'impatto giusto. Grande sacrificio di Antonio De Jacopo, non solo come giocatore ma quanto ha realizzato con questa squadra di Warriors. Attenzione alla Vopa, prova ad entrare in aria la Vopa, pallone sul sinistro, ribattuto dalla difesa, poi si gira in qualche modo il giocatore del Liberty che rimane giù. Recuperato ancora pallone, il passaggio, Grassi fermato in posizione di fuorigioco. Dicevamo di De Jacopo, che ha fatto tanto per mettere su questa squadra come presidente, ma anche come giocatore. Intanto l'arbitro fischia la fine delle ostilità di questo derby tutto barese, derby aggiudicato dal Liberty Bari, che batte 3-1 i Warriors. Noi chiudiamo qui la diretta, sulla pagina poi potrete trovare anche le interviste e gli highlights, da streaming TV è tutto, noi ci aggiorniamo alla prossima diretta.